Allora, che ansia fare un video, non mi ricordo neanche più come si fa. Allora, a parte i miei capelli pietosi oggi, direi. Sì, eppure tutti schiacciati, vediamo se riusciamo a dargli un senso a questi capelli. Voglio trovare un senso, anche se un senso non ce l'ha. Però ci tenevo troppo a fare questo video e in realtà mi sa anche strano parlare ad una videocamera. Sono emozionata, vi giuro. Aspettate, mi devo tranquillizzare un attimo. Allora, è tantissimo che non registro un video e, cioè, più che altro così, nel senso, ho fatto un vlog, ve lo lascio qui sopra dell'Expo, però ecco, era un vlog, quindi non stavo seduta e non vi parlavo tranquillamente. Come sapete, sono con i capelli alzati, nel vero senso della parola, perché tra una settimana esatta, oggi è mercoledì, tra una settimana inizio la maturità. Quindi sono in questo stato semplicemente perché ho trovato una mezz'oretta da ricavarmi, sto aspettando una mia amica che venga qui da me a ripassare, per cui ho deciso di mettermi mezz'oretta a fare questo video perché ci tenevo troppo a registrarlo. Ho un sacco di video in testa e vi assicuro che dal 1° di luglio vi bombarderò di video e quindi dobbiamo solo aspettare ancora 2 settimane e oltretutto fa un caldo boia qui a Milano veramente, per cui insomma voglia di stare lì a cambiarmi, vestirmi, prepararmi, ho detto ci tengo a fare questo video, spero che voi apprezziate il fatto che mi sono messa davanti alla videocamera così e insomma era giusto per tenerci un po' di compagnia. Magari mi tiro sulla spalla, ma è semplicemente perché mi sono bruciata l'altro giorno a Gardaland e quindi sì, mi brucia tutto, quindi cerco un attimino di essere più scialla. Allora, in realtà ho un sacco di cose da raccontarvi perché sono passate 2 settimane da quando... Aspettate che vedo se è pulita. Ok, perché sono passate più o meno 2 settimane da quando ho fatto l'ultimo video e sono successe un sacco di cose, però quello ve le dirò direttamente in un video di aggiornamento. Ci sono aggiornamenti sotto tutti i punti di vista, lavorativi, scolastici ovviamente, di salute purtroppo, di tutto e di più, però cioè, perderei tipo 10 minuti di video solo per parlarvi di queste cose, quindi se vi fa piacere tutto questo ve lo lascio in un video a parte che spero di registrare venerdì barra sabato in un'altra pausa studio, proprio da non lasciarvi, perché poi settimana prossima sarà il periodo centrale, quindi so che lì non riuscirò a registrare nulla, per cui se in qualche pausa adesso riesco... Magari, insomma, vedo. Perché in realtà io il momento ce l'ho per registrarlo. Il problema è che mi viene l'ansia, il pensiero di... Dico, cavolo, potrei studiare e invece faccio un video. E in realtà poi magari non studio comunque, perché non è che uno studia 24 ore su 24, anzi. Però, insomma, è più l'ansia da metti la videocamera, poi edita il video, poi caricalo e, insomma, spero di tagliare il meno possibile. Ho deciso di fare questo video, detto questo intro. Perché finalmente, come vedete dal titolo, ho deciso di parlarvi della mia relazione con Luca e come secondo me andrebbe gestita una storia, diciamo, una relazione. Non vedete Luca al mio fianco perché questo video, per chi mi segue su Instagram lo sa già, io e Luca in realtà l'abbiamo già registrato, cioè l'avevamo registrato più di un mese fa. Il problema qual è stato? Voi me l'avete chiesto ovunque, ma il video con Luca, il video quando esce... Non è uscito quel benedetto video perché nel momento del montaggio, casualmente, forse sfortunatamente, eravamo insieme a editarlo e a Luca non piaceva, si sentiva in imbarazzo a riguardarsi. Quindi, dopo una semilitigata, abbiamo deciso che quel video l'avrei cancellato e avrei registrato da sola questo video. Accetto volentieri, nel senso che... Io ho chiesto a Luca questa cosa, Luca ci ha provato, ma non si è sentito di... insomma, si vergogna. Quindi, detto questo, risponderò io, scusate, ma ho l'elastico largo e quindi continua a cadermi. Magari me li lascio così un po', se poi mi dà un fastidio li tiro su. Cioè, risponderò io alle domande che mi avete fatto riguardanti la nostra storia e cercherò di dire, secondo me, quali sono le cose da fare durante una relazione per farla durare più a lungo possibile. Ovviamente è il mio parere personale, poi ognuno gestisce la propria storia a modo, insomma, che vuole. La domanda che mi avete fatto di più, perché me la ricordo, è dove ci siamo conosciuti. Allora, inizio così, iniziamo, altrimenti non iniziamo più questo video.
Allora, io e Luca ci siamo ufficialmente conosciuti alle superiori. Eravamo semplicemente amici, nel senso che amici di amici, qualche volta andavamo a fare degli aperitivi insieme. Fa caldissimo, ragazzi. Aspettate che apro la finestra. Amici di amici, capitava che c'erano degli aperitivi e spesso Luca mi invitava perché, ve l'avevo già detto in altri video, a Luca sono sempre piaciuta, soltanto che io in quel periodo lì ero fidanzata e quindi non mi sono mai lasciata trasportare da questa cosa, anche perché a me Luca non piaceva per niente e quindi io l'ho sempre visto come amico, ecco. Però ufficialmente ci siamo conosciuti durante degli aperitivi, l'amicizia, ecco così. Ufficialmente, da quando invece ci siamo messi insieme, l'ho conosciuto meglio quando l'ho invitato per caso ad una festa che io feci da mia nonna 4 anni fa ormai quasi. Insomma, io feci questa festa e non so per quale strana ragione decisi di invitare lui, e io nel momento in cui lo vidi ad arrivare a questa festa mi innamorai follemente di lui, non si sa come, però vabbè, io credo un po' nel destino, quindi non lo so, è stato destino che io l'avrei dovuto rivedere quel giorno. Poi, un'altra cosa che mi chiedete sempre è se siamo gelosi, se lui è geloso di me, se io sono gelosa di lui, come gestiamo la gelosia. Io penso che in qualsiasi relazione una sana gelosia sia alla base, nel senso che se non c'è gelosia sana, parlo, non di comportamenti fuori dal normale, di litigi, di urla, di cose strane, una sana gelosia ci deve essere, perché significa che tu sei geloso di quella persona, quindi ci tieni che quella persona stia con te e che non c'è il pensiero che questa persona possa stare con qualcun'altra, ti viene l'ansia. Quindi penso che sia una cosa normale più che lecita. In realtà all'inizio eravamo molto più gelosi entrambi. Poi in realtà io sono sempre stata una gelosissima. Nelle altre relazioni ero una molto possessiva, pazza, cioè veramente facevo cose fuori dal normale. Devo dire che Luca dall'inizio non mi ha mai dato modo di essere gelosa, e quindi c'è sempre stata quella gelosia sana, che magari vedo il messaggino e chiedo ma chi è, e magari una ragazza, c'è il litigio momentaneo, però alla fine, dopo aver scazzato, ci rendiamo conto che è normale, no? Perché anzi, io preferisco quando Luca mi fa notare un po' che è geloso, perché altrimenti dico, ma scusa, ma non te ne frega proprio niente se non sei geloso. Però, insomma, dopo un po', se due persone non danno modo all'altro di provare troppa gelosia, rimane quell'equilibrio stabile che secondo me serve sempre avere durante una relazione, insomma. E quindi niente, anche questo secondo me è una cosa che ci deve essere in una relazione, un po' di quel brio, no? Un po' di provocare, però deve sempre rimanere un limite fattibile, perché se io mi faccio trovare che messaggio spudoratamente con un altro ragazzo, è chiaro che lì c'è qualcosa di sbagliato. Però magari ogni tanto stuzzicare, quello lo faccio e lo rifarei sempre, perché mi piace vedere l'altra parte, Luca come reagisce sicuramente. Poi mi avete chiesto anche quali sono le cose che amo e che detesto più di lui, e anche viceversa. In realtà sono le stesse cose da parte di tutti e due. Odio di Luca la sua testardaggine, e anzi odiavo, prima all'inizio era molto più testardo. Penso che questa sia anche una cosa che serva per stare insieme, il fatto di smussare un po' gli angoli del proprio carattere per poter stare insieme. Nel senso che sia io che lui inizialmente eravamo tutti e due così. Cioè, io dico questo, io penso questo e vado avanti per la mia strada. Capite bene anche voi che in una relazione, se tutte e due le persone continuano a guardare così, non si vengono mai incontro. Abbiamo imparato col tempo, per forza, perché se alla fine ci vogliamo bene e vogliamo stare insieme, assolutamente dobbiamo imparare a smussare questi angoli. Abbiamo imparato a, invece che così, magari a guardare così. E quindi c'è un punto d'incontro, per forza. E sicuramente lui si è più smussato rispetto a me. Però vabbè, io sono magari un pochino più dura, però alla fine cedo anch'io. Quando mi accorgo che esagero, alla fine sono io. Difficilmente chiedo scusa, ma perché sono tantissimo orgogliosa, non so se questo l'avevate capito di me. Comunque, lui devo dire che si è molto più addolcito rispetto a me,
Io sono rimasta un po' sui miei passi e meno male che lui si è addolcito perché altrimenti non ci saremmo mai venuti incontro. A volte mi viene da ridere vedere certe relazioni in cui per stupidate veramente ci si lascia. E questo a me dispiace perché durante l'arco della nostra vita ci saranno sempre delle difficoltà. E io e Luca non dico che ne abbiamo affrontate tante, però tra fattori miei personali soprattutto, che inizialmente hanno un po' messo in crisi la nostra storia, nel senso che non so come spiegarvi per non andare nel dettaglio. Io con Luca mi sono messa insieme quando io sono uscita, cioè ero appena uscita da una relazione di 5 anni, molto pesante. E Luca aveva tutti i pretesti, fidatevi, per potermi dire, sai che c'è? Smolla, cioè buona, mi sono rotto le scatole e non l'ha mai fatto. Ha sempre cercato di capirmi e di capire la situazione. E così poi è andato tutto meglio. Ma un altro esempio potrebbe essere il fatto della mia malattia. Anche di questo volevo parlare, ma in realtà ho visto che ha già fatto un video la diva del tubo. Non è facile stare vicino a una persona che ha un problema, ma in realtà qualsiasi cosa, se una persona ha un problema e vuole affrontarlo da sola, è difficile stargli vicino. Ora io ho imparato con Luca ad aprirmi tantissimo. Credo sia una delle uniche persone con cui riesco veramente a raccontargli tutto quello che mi passa per la testa. Però io inizialmente non ero così. Inizialmente ero abituata a tenermi tutto per me, tutto il dolore che provavo a tenerlo per me, e automaticamente facevo star male di più lui, perché non lo rendevo partecipe. E lui non capiva cosa io avessi e questo lo faceva star male e solo ora riesco a capire quello che lui poteva provare. Lui ha cercato in tutti i modi di farmelo capire, a furia di dirmelo, ho capito che dovevo aprirmi. E devo dire che da quando condivido tutto, le mie gioie, i miei dolori, tutto con lui, e quindi è come se fossimo una cosa unica, è tutto molto più bello. E questo mi sento di consigliarlo, cioè, se volete creare una relazione, è bello il condividere, non c'è cosa più bella appena mi succede qualcosa, che sia una cosa bella, che sia una cosa brutta, di chiamarlo, di devo dirti questo, ho bisogno di sfogarmi, ho bisogno di raccontartelo. E secondo me è una cosa fondamentale nella relazione, il fatto anche dall'altra parte di esserci ovviamente e di non dire sì, vabbè, dai, ok, ci sentiamo dopo. E ci sono anche queste coppie perché ne ho conosciute e quindi io lo apprezzo tantissimo questo di Luca. Ovviamente anche io faccio con lui così, quando lui ha un problema, che può essere di altro genere, che non sto qua a raccontarvi, io ci sono sempre stata e ho cercato in quei momenti di mettere prima lui e dopo me, come lui quando sto male io mette prima me e dopo lui. Quindi niente, anche questo ve l'ho detto. Poi che altro mi chiedevate? Il fatto delle famiglie, il fatto di se io andavo d'accordo o meno con le famiglie, con la famiglia di Luca. Sì, nel senso che non ci sono mai stati problemi, io vado sempre da lui nel weekend, lui viene qua durante la settimana. Sono contenta di aver trovato dall'altra parte una famiglia che comunque mi vuole bene, mi ha accettato e i miei genitori stra-adorano Luca. Quindi, fortunatamente, sotto quel punto di vista non ci sono state mai problematiche, anzi, vado d'accordissimo anche con sua sorella, quindi sono molto fortunata. Altre piccole cose che secondo me servono per gestire al meglio una relazione sono il fatto della fiducia. Secondo me la fiducia è la base di tutto. All'inizio, ovviamente, quando due persone sono insieme da poco, mi ricordo anch'io che avevo l'ansia per tutto, e questo ve lo dissi già in dei video precedenti, mi sa. Avevo l'ansia su cosa poteva fare in quel momento, perché non rispondeva al telefono, dove fosse, perché non mi ha scritto, perché non mi ha chiamato, e perché ovviamente non conoscendolo ancora al 100% non mi fidavo per niente di lui. E essenzialmente non mi fido tanto delle persone e la maggior parte delle volte faccio bene. Però ho imparato che con Luca, io adesso mi fido al 100%, e fortunatamente, nel senso che già io soffro d'ansia, se poi dovevo aver l'ansia anche per lui, non ce la potevamo fare. E lui si fida di me, e ovvio, non è che questo fatto di fidarsi, allora puoi fare tutto quello che vuoi, tanto mi fido.
È bello sentirmi dire anche ogni tanto no, tu quella cosa non la fai. E magari qualcuno dall'altra parte dice no, dovete fare quello che volete, non lasciatevi catturare dalla... non rinunciate a delle cose che volete fare. Io non penso di aver rinunciato a nulla. Quando adesso è capitato, vi faccio un esempio per farvi capire. Il 2 luglio ci sarà la notte bianca, mi sembra, a Rimini. E io spero di aver vivamente finito gli orali per il 2 luglio. In teoria siamo in pochi, quindi entro fine giugno ho finito. Scherzando, gli faccio: Luca, bella, mica io a luglio vado alla Notte Rosa, non sono mai riuscita ad andare perché lavoravo sempre. Quest'anno è il primo anno che sono libera e mi sarebbe piaciuto un sacco andare alla Notte Rosa. E lui mi ha detto: no, cioè tu non ci vai alla Notte Rosa, io non mi fido perché io ho detto alla persona con cui volevo andare, lui mi fa: no, io non mi fido che tu vai con questa persona, ma. E lì per lì ho detto: ma scusami, cioè io ci voglio andare. Poi ci ho pensato e ho detto: non ci sarei andata, nel senso che è una cosa che, cioè l'ho detta per modo di dire, no? Ho letto sul giornale La Notte Rosa, mi è venuto da dirgli: oh, che figata, no? Guarda. Però mi ha fatto piacere, perché da una parte vuol dire che, cioè si fida perché so che si fida, lo so che è un ragionamento contorto, però non so se riuscite a capirmi. Si fida, ma non vuole che mi succeda qualcosa. Da sola, con un sacco di gente, non si fida degli altri oggettivamente. Se ne sentono tanti in giro, quindi lui dice: non voglio che ti succeda niente, preferisco che stai qua. Poi io ho finito lì il discorso, però io sono contenta, non mi ha mai privato di niente, Luca. Sono sempre andata a ballare quando volevo, cosa che, cioè, nel senso, anche questa, ci sono molti che dicono: no, tu da sola a ballare non ci vai. Io ci sono sempre andata e non sono mai stata un'amante delle discoteche, ma da quando ultimamente ci sono andata mi sono resa conto che non è più un ambiente che mi appartiene. Però ecco. Tutto alla fine, dai discorsi che sto facendo, ricade sul venirsi incontro. E ne sento tante, veramente, di persone che per cavolate si lasciano e per cavolate tradiscono anche. Quindi, niente, questa era la mia esperienza. Se avete voi dei consigli da condividere con me su come mantenere una relazione, mi farebbe un sacco piacere leggerli qui sotto. Io spero che questo video, anche se è un po' confusionario perché non ho seguito delle domande fisse, però ho cercato di farvi un discorso su quelle che erano le domande che mi avete fatto maggiormente, ecco. E io spero di riuscire a registrare un video settimana prossima, così che insomma siamo a posto. E sto guardando l'orario perché quasi quasi lo registro adesso, ma shh, lo vedrete poi se l'ho registrato. Io vi mando un grosso bacio e al prossimo video. Ciao!